Gli armeni sono detti il popolo della croce. Sulla loro pelle la sofferenza per i tragici avvenimenti che hanno segnato la loro storia, ma anche la forza di rinascere dal nulla come i fiori, che proprio dalla croce si diramano per diventare l'albero della vita. La mostra Armenia e il popolo dell'Arca racconta proprio questa evoluzione e descrive il paese nelle sue connotazioni profonde, fino alla ferita più grande del 1915. Il prossimo 24 aprile saranno 100 anni dall'inizio dell'uccisione e dalla deportazione di circa 1.700.000 armeni da parte dell'Organizzazione Nazionalista dei Giovani Turchi su una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti. Una devastazione che riguardò quasi 1.500 scuole e più di 1.800 chiese e cappelle. Vartan Karapetyan è curatore della mostra al Vittoriano di Roma. La mostra è dedicata in realtà al centenario del genocidio armeno. Quindi non poteva ignorare questo fatto decisivo, direi, e fondamentale per il popolo armeno, e già dal titolo in qualche modo c'è un riferimento alla rinascita dopo un momento di tragedia, no? Come l'arca di Noè che riporta in vita l'umanità e il mondo animale dopo il diluvio, così gli armeni dopo il genocidio in realtà rinascono, e gran parte degli oggetti con cui narriamo e raccontiamo l'Armenia sono oggetti salvati durante il genocidio. Quindi in qualche modo la mostra stessa è un'arca di tutte le specie che compongono la cultura armena. È un racconto a tappe che parte dai fiumi, dalla terra lavica, dalle pietre del paese sulle quali vengono incise le primissime iconografie cristiane della Crocifissione e della Vergine. C'è poi il tempo della conversione al cristianesimo, la creazione dell'alfabeto e il cammino degli armeni in Italia, un paese amico al tempo del grande male. Io intanto direi che qui c'è il cuore del cristianesimo, perché l'Armenia è il primo popolo, è la prima nazione che si converte ufficialmente al cristianesimo nel 301, quindi ben prima dell'impero romano, e in Armenia prendono piede, diciamo, le prime manifestazioni anche dell'arte cristiana che qui siamo riusciti ad esporre. Quindi si scopre non solo l'Armenia, ma si scoprono proprio i primi passi che fece il cristianesimo in Armenia, ma in genere anche in tutta l'area dell'Anatolia, del Grande Medio Oriente. Di imponente fascino la croce con le reliquie di San Giorgio, il grande martire delle chiese orientali. Ricca la sezione dei codici miniati conservati nella biblioteca del monastero armeno di San Lazzaro a Venezia. Tra questi anche il libro della Lamentazione di Gregorio di Narek, nominato da Papa Francesco dottore della Chiesa. A colpire pure un particolare omeliario. L'omeliario di Mush è un codice degli inizi del XIII secolo, di circa 800 fogli. Ogni foglio di pergamena è ottenuto da una pecora, quindi sono 800 fogli. Quest'opera, diciamo, secondo le varie storie che ci sono giunte, fu salvata da donne armene che la divisero per riuscire a trasportarla, perché ha un peso notevole. E in questa mostra abbiamo tentato di riunire le varie parti, e probabilmente l'oggetto che parla più di ogni altro della storia armena, almeno degli ultimi 100 anni.